Ciao a tutti, sono Martina Rigo e lavoro nel centro di Udine in via Aquileia. Io mi sono avvicinata a questa professione perché sin da piccola ho sempre avuto otiti medie frequenti. Non siamo mai riusciti ad arrivare a una soluzione col medico di base che mi ha fatto fare diversi esami e abbiamo provato diverse soluzioni, diverse vie, fino ad arrivare a un giorno che mi ha consigliato di fare una TAC ai seni paranasali. Mi sono recata in ospedale, lì ho trovato le tecniche radiologhe che mi hanno chiesto se avessi già un'idea su cosa frequentare, che corso frequentare all'università. E io risposi che mi interessava farmacia, ma non era ancora nulla di deciso. E loro mi hanno proprio consigliato di informarmi riguardo al corso di tecniche audioprotesiche, che era un settore in espansione. Sono informata e ho trovato che poteva essere la mia strada e così mi sono iscritta. Allora, nel tempo libero mi piace, finché sono qui a Udine, leggere, soprattutto libri gialli, oppure fare camminate, passeggiate, anche da sola, proprio per rilassarmi. Invece nel weekend torno verso casa in provincia di Venezia e quindi mi piace passare del tempo con la mia famiglia, con il mio fidanzato e con cui condivido anche la passione per i viaggi. E quindi appena abbiamo un attimo di tempo cerchiamo proprio di fare qualche viaggio. Un episodio che mi ha particolarmente colpito e segnato, diciamo, è proprio la storia di mio nonno, perché sono riuscita a far indossare gli apparecchi a mio nonno, persona che ha sempre lavorato nel rumore e che gli ha provocato proprio un danno all'udito. Abbiamo iniziato ad accorgerci di questo problema di udito perché ai pranzi e alle cene di famiglia iniziava a non interagire più con noi, fino ad arrivare proprio ad isolarsi completamente. Dicendogli che gli avrei fatto io gli esami e che poi l'avrei seguito io nel percorso di riabilitazione, si è lasciato un pochino andare, l'abbiamo convinto a provare. E così adesso indossa gli apparecchi acustici e non riesce più neanche a farne a meno che a volte lo trovo alla sera che sta per andare a letto ancora con gli apparecchi. Il consiglio che darei a me stessa e quindi anche a voi è quello di non sottovalutare il problema. È normale avere dubbi, paure. Il consiglio è proprio appunto di recarsi da un audioprotesista e rivolgere a lui queste domande, queste paure o i dubbi, proprio perché assieme a lui riuscirete sicuramente a trovare delle soluzioni efficaci. Ciao a tutti e vi aspetto nei nostri centri.